ho detto tutta la verità. Cos'è questa volta? Pesce, 200 tonnellate. Da dove? Giappone. Pesce radioattivo. Matteo lavora per il gruppo Feng, una multinazionale con sede a Hong Kong che dietro la rispettabile facciata traffica cibo contraffatto nel mondo. Non lo so, ho avuto fortuna. In seguito al salvataggio di un prezioso carico, viene nominato responsabile del traffico internazionale di alimenti e inizia una scalata al successo senza scrupoli. Spietato. Le sue certezze e compromessi con la sua coscienza sembrano improvvisamente vacillare quando incontra Xi Wen, che ha aperto un ristorante in memoria del figlio, attraverso il quale combatte una sua battaglia privata per l'autenticità degli alimenti. Fra i due, che dovrebbero essere destinati all'odio reciproco, nasce un legame che sconvolgerà la vita di entrambi. Questa non è cucina, è una guerra. Perché? How many you can trust? Di quanti e soprattutto di chi ti puoi fidare? Questa è la scritta che compare sullo schermo ancora prima dei titoli di testa, a ricordarci che la fiducia è forse il tema portante di Something Good di Luca Barbareschi, anche interprete di questo film, che rappresenta un raro e piuttosto riuscito esempio di pellicola di genere. Un thriller e una love story ancor prima che un film di denuncia di attualità sul tema scabroso delle sofisticazioni alimentari e della food security. Grazie alla sceneggiatura ben scritta, nonostante qualche patinatura e qualche cliché, le situazioni e i personaggi rimangono piuttosto credibili, senza mai sconfinare troppo nel retorico o nel grottesco. Niente di clamoroso, ma sicuramente un risultato oltre le aspettative, un prodotto eccellente anche dal punto di vista visivo.